Anna Bianchi, attrice di 55 anni, è deceduta a Mantova dopo una lunga malattia. Lascia il marito, l'avvocato Francesco Bresciani, e i loro quattro figli, Luigi, Margherita, Giacomo e Alberto. I funerali si svolgeranno venerdì 20 settembre alle 10 del mattino, presso la chiesa di San Barnaba a Mantova. Oltre alla carriera di attrice, Anna era laureata in storia dell'arte all'Università Ca' Foscari di Venezia e aveva lavorato come restauratrice, partecipando a progetti significativi come il restauro delle statue ex voto nel baldacchino del Santuario delle Grazie. Ha insegnato come docente e dedicato la sua vita anche all'insegnamento. La sua passione per il teatro l'aveva portata a formarsi presso la scuola Ars Recitazione e Spettacolo e a recitare con l'Accademia Teatrale Campogalliani, di cui era un membro attivo. Ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali e fondato la compagnia Senza Trucco Ensemble, impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il mondo del teatro la ricorda con affetto. I colleghi dell'Accademia Campogalliani hanno scritto: «La nostra amica e attrice è uscita di scena, ma rimarrà per sempre sul palco che amava. Un esempio di talento, forza d'animo, energia e amore per il teatro». Anche Monica Bianchi, amica e collega, ha dedicato un pensiero su Facebook. «Ciao Anna, sei nei ricordi felici e spensierati della nostra Ca' Foscari a Venezia. Per sempre nei miei occhi il tuo bellissimo sorriso. Un pensiero di vicinanza alla tua famiglia». Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.